Partiti. E il socio del Modugno che manovra a darle retrovia il pallone per il numero 4 Foggetti, ancora dall'altra parte del terreno il gioco per Piccolino. Viene in recupero Sementino. Fallo su Cicerelli. Calcio di punizione in favore del Manfredonia Calcio. Ci distendiamo, bisogna recuperare metri, è essenziale avvicinarsi alla porta avversaria, verticalizzare il gioco, essere più veloci nel giro palla. Questa è una partita che bisogna assolutamente vincere, vi sono tutte le condizioni per farlo. Pallone a cercare il numero 3 Simone, adesso è Pelosi che protegge il pallone, lo dà a Pasquale Trotta, cross di Pasquale Trotta all'interno dell'area di rigore, di testa il numero 4 Foggetti, calcio d'angolo in favore del Manfredonia. Riprendono a cantare anche i tifosi del Manfredonia Calcio, è sul canto dei tifosi del Manfredonia Calcio che bisogna passare in vantaggio anche per dare merito a questi tifosi di tutto l'impegno che ci mettono nel sostenere i nostri colleghi. Pallone al centro dell'area di rigore, ha tentato Ola, ma il pallone è stato spedito ancora in rimessa laterale. Godiamo ancora di un altro calcio d'angolo, sulle palline attive siamo temibili, abbiamo dei forti colpitori di testa, in primis Daniel Ola che è 1,90 m di stazza, calciatore che l'anno scorso militava nella Barletta Calcio in eccellenza, ma ha avuto anche un passato professionistico fino alla Serie A. Sempre la voragine a battere questo calcio d'angolo, speriamo che Ola possa incornare. Ola di testa, gol! L'avevo detto, ho anticipato il gol di Ola, che fortuna! Al secondo minuto del primo tempo, di testa Ola insacca il pallone in rete, straordinaria la mia anticipazione. Colaiani, tu ridi, ma sono emozionato per questo. C'è Giovanni Manzella che devo nominare team manager del Manfredonia Calcio, mi ha detto inventati qualcosa, c'è, quindi ho pensato proprio ad Ola, alla sua stazza fisica, al secondo calcio d'angolo che conseguiva al primo. E guarda caso la buona sorte ha accompagnato la mia speranza, consentendo ad Ola di portare in vantaggio il Manfredonia Calcio. Ottimo il vantaggio a questo punto della partita. Adesso comunque bisogna macinare il gioco, non bisogna cullarsi sugli allori. Allora Franco Roberto, papà di un calciatore, Franco, dacci un commento su questa partita e su questo bellissimo gol segnato da Ola che ha sbloccato il risultato. Sì, è stato cercato proprio questo gol da Ola, perché in aria si muoveva spesso su questi calcio d'angolo, poi essendo molto alto andava lui su tutte le palle. E anche il Modugno è una squadra un po', diciamo, rognosa, perché aggredisce sempre. Adesso guadagna un calcio di punizione Drago per fallo commesso da Simone, è un giocatore temibile, bisogna stare attenti sui calci piazzati e questi sono calciatori che possono far male in qualsiasi momento, ma facciamo i debiti scongiuri affinché questo calcio di punizione non possa sortire alcun effetto negativo per il Manfredonia Calcio 1932, ora che siamo riusciti a passare in vantaggio. Un vantaggio che mette pressione ovviamente allo Slai, alla luce della partita che affronterà le 17:30 in casa contro il Canosa Calcio. Vi è un solo risultato, vincere a questo punto, perché ci portiamo a 62 punti in classifica se la partita finisse oggi ovviamente. Calcio di posizione di Drago e segna Drago sul calcio di posizione al quarto minuto del primo tempo. E purtroppo questi sono calciatori che hanno il piede pennellato e riescono a far male in qualsiasi
momento, e così in effetti è stato. L'incolpevole Pipoli nulla poteva fare su questo pallone, lo ha angolato tantissimo ed è riuscito a metterlo in rete. Adesso bisogna assolutamente reagire, non essere sconfortati dal pareggio conseguito dal Sochaux, quinto minuto del secondo tempo. Sono ancora 40 minuti più il recupero da giocare e tutto può verificarsi. Dobbiamo continuare a giocare con calma. La difesa del Socer Modugno non è irresistibile, ci si può inserire. Adesso è Pelosi che Mastro Pasqua, la voragine, ha tentato lo scambio con Mastro Pasqua. Ancora battuta la rimessa laterale da parte di la voragine, ma non vi è nessuno in area. Trotta si accentra, cerca dall'altra parte del terreno di gioco il numero 2 Monaco, cross al centro dell'area di rigore per Pasquale Trotta, stop di Pasquale Trotta, si gira al centro per Mastro Pasqua, ancora ritorno per Simone, stop di petto, passaggio al centro dell'area di rigore per Trotta cade in area di rigore. Il direttore di gara lascia proseguire il gioco, ma non vi è alcuna protesta da parte di Pasquale Trotta. Battuta la rimessa laterale per Mastro Pasqua, pallone al centro, ma ancora Cicerelli che scambia con Pasquale Trotta. Pasquale Trotta al centro, ma il numero 5 spedisce il pallone in calcio d'angolo. Stiamo velocizzando l'azione di attacco, un pallone che gravita all'interno dell'area di rigore del Socer Modugno. Ancora la voragine protegge il pallone, ma subisce il pressing del numero 10 Belcore. Adesso riparte il Socer Modugno ed è Cristoforo che stoppa il pallone, lo tiene e il pallone finisce in rimessa laterale, ma è sospinto da Pelosi. Rimessa laterale in favore del Socer Modugno. Ancora Drago di prima ad imbeccare De Cristoforo, ma Viola che fa buona guardia. Adesso è Pelosi che lotta su questo pallone. Ancora Monaco di testa, non riesce ad intercettare la sfera, finisce fuori. Rimessa laterale, vi è Cocirai a battere questa rimessa laterale, anzi no, lascia la rimessa laterale un compagno di squadra. Adesso è Foggetti che crossa al centro dell'area, ma in recupero il Manfredone alla voragine, un pallone lungo in avanti a cercare Trotta, ma il pallone termina oltre la linea laterale. Battuta la rimessa laterale da parte di Palermo, allora ancora un pallone in avanti, ma di testa vi è Ola, sempre Drago, pallone spinto oltre la linea laterale. Stiamo subendo il forcing del Modugno dopo la segnatura del rete del pareggio da parte di Drago sul calcio di punizione. Adesso è Drago stesso che spedisce il pallone oltre la linea laterale. Pare che abbia subito fallo il suo compagno di squadra ad opera del numero 4 la voragine. Thank you.
Adesso c'è stato un cambio, è uscito Pelosi, è entrato Alessandro Lauriola al decimo minuto del secondo tempo. Conta mister Agnelli di sfruttare le potenzialità atletiche di Lauriola, giocatore veloce su quella fascia del terreno di gioco, e gli inserimenti. Speriamo che Lauriola in effetti possa sbloccarsi, si richiede un contributo maggiore a questo calciatore che ha militato anche tra i professionisti, alcune apparizioni nei campionati di Serie D. Adesso ancora un pallone in avanti per De Cristofaro di testa, pallone che sfila tra le braccia di Pipoli. Infatti si colloca a destra sulla parte laterale del terreno di gioco, fronte campo, Alessandro Lauriola, e speriamo che con le sue incursioni in area possa creare la superiorità numerica e quindi consentire alla Manfredonia Calcio di andare ancora in gol e di portarsi in vantaggio sul Socer Modugno. Adesso è ancora il Modugno che dalle retroviglie gioca il pallone con Guercio, centrale difensivo, scambio su Piccolino. E Mastro Pasqua indietro per Sementino, scambio con Monaco, adesso è Ciccerelli che imbecca Lauriola. Grumo, subisce fallo al limite dell'area di rigore, segnato calcio di punizione in favore del Manfredonia Calcio da posizione favorevole. Speriamo che Lauriola possa mettere a rete questo pallone, è il piede giusto di Lauriola su questo pallone, non si deve assolutamente fallire la realizzazione di queste palle inattive. Una partita sino a questo momento molto corretta tra le squadre in campo, non ci sono stati episodi eclatanti, importanti, falli importanti. Adesso è, vedremo chi batterà, c'è la voragine Lauriola, immagino che batterà Lauriola, è il piede giusto quello suo, all'incrocio dei pali, no, batte la voragine direttamente a rete, ma sfiora il palo il calcio di punizione di Laboragine. Si riprende a giocare dopo questa interruzione per questo pallone che era stato spedito all'interno della panchina locale.
Ancora la voragine che imbecca Trotta all'interno dell'area di rigore. Trotta si è allungato il pallone, non è riuscito a controllare come voleva e il pallone è finito tra le braccia di Sciani Manico. Ancora il Modugno che gioca il pallone dalle retrovie, un lancio in avanti lungo e lungolinea. Vi è Cocirai che gioca il pallone al centro, ma è di testa Monaco, ha respinto. Vi è Cicciarelli che protegge il pallone, interviene Ola di testa, Ola a spedire il pallone verso Drago, stop del pallone da parte di Drago, lo gioca indietro verso il numero 4 Foggetti. Adesso il numero 6 Guercio che scambia su Spina, dall'altra parte Piccolino. Gioca il pallone in Manfredonia, adesso Trotta ha cercato l'assist verso Grumo. Dobbiamo giocare palla a terra. Ancora il Modugno ricorre questo pallone per evitare il calcio d'angolo. Guadagniamo una rimessa laterale. Ancora Lauriola che appoggia verso Monaco, non è riuscito ad imprimere l'effetto voluto al pallone e il pallone è terminato oltre la linea di fondo. Calcio di rinvio in favore del Socer Modugno. Pallone in gioco di testa Sementino, ancora il Manfredonia, batti e ribatti, adesso vi è Ola in recupero con molta calma verso Mastropasqua, avanza Monaco, anzi no, era Simone che ha subito fallo da parte dei Foggetti. Battuto il calcio di punizione verso Cicciarelli, si gira Cicciarelli, subisce il pressing di un avversario, tra due avversari, cambia gioco verso Sementino, adesso è il Manfredonia che con Lauriola cerca di inserirsi, passaggio filtrante verso Mastropasqua, ma il pallone finisce tra le mani di Sciani Manico. Ancora Drago ha cercato di evitare che il pallone terminasse oltre la linea di fondo, aveva cercato il cross al centro dell'area di rigore ma non è riuscito ad impedire che il pallone superasse la linea di fondo, cioè si è ripreso a giocare. Adesso il Cicciarelli che subisce il pressing dell'avversario, ripiega indietro per Ola, Ola per Simone, stop di Simone, avanza Simone, lancio lungo in avanti a cercare Pasquale Trotta, ma fa buona guardia la difesa del Modugno. Ancora lotta tra la voragine e il numero 10 Belcore, alla meglio Belcore, ha segnato infatti un calcio di punizione in favore del Socer Modugno. Questa è la classica partita nella quale avrei inserito Matteo Santoro a sgomitare sul fronte offensivo del Socer Modugno. E vabbè, è entrato in campo Lauriola, speriamo che possa dare un contributo fattivo a questa squadra. Bisogna assolutamente vincere per avere poi la speranza che lo Slay non riesca a battere il Canosa. Vi era un'azione d'attacco ma mi pareva essere partito in fuorigioco il numero 4 Foggetti, ma il direttore di gara ha lasciato proseguire il gioco. Adesso guadagniamo una rimessa laterale, vi è Simone a battere questa rimessa laterale, indietro per Ola, Sementino,
non stiamo più giocando con il pallone nello stretto, cerchiamo delle verticalizzazioni lunghe. Adesso in questo momento si cerca Trotta sul lato sinistro del terreno di gioco, Trotta a cercare Simone, ma il pallone è stato deviato, già battuta la rimessa laterale verso la voragine, è stato anticipato dal numero 6 Guercio. Adesso è De Cristoforo che ha cercato con la girata al volo Drago, ma il pallone è terminato oltre la linea laterale. Simone, battuta la rimessa laterale verso Grumo. Grumo ha cercato Pasquale Trotta. Ancora il Modugno in possesso del pallone col numero 10 Belcore, che ha commesso fallo sul numero 8, già battuto al calcio di punizione da parte di Ciccerelli. Ancora Ciccerelli, Ciccerelli a commettere fallo in attacco, prontamente rilevato dal direttore di gara, ha commesso fallo sul numero 3 Piccolino. Dobbiamo tenere i nervi saldi, giocare con più raziocinio. Vi è tutta la possibilità di recuperare, abbiamo tempo a disposizione per poter segnare anche il secondo gol, ma dobbiamo ragionare. Una squadra ostica, quella del Socer Modugno. Siamo già al 22esimo del secondo tempo, il risultato è ancora fermo su 1-1, reti segnate al secondo minuto da Ola di testa e al quinto sul calcio di punizione da Drago, il numero 7 del Socer Modugno. Pallone al centro dell'area di rigore, lo stoppa Drago, ma ci mette il piede. Un gol dalla distanza da parte all'incrocio dei pali. Al 22esimo del primo tempo. È stato il terzino sinistro Piccolino a trovare il bolide dalla distanza, su cui chiaramente nulla poteva l'incolpevole portiere Pipoli. Adesso si fa dura per il Manfredonia Calcio 1932, l'avevamo detto che era una partita ostica per il Manfredonia Calcio, non bisogna assolutamente perdere la speranza, vi è ancora da giocare. Potrebbe verificarsi quello che si verificò all'andata al campo Miramare, dove il Manfredonia riuscì a vincere la partita per 3-2. Intanto dobbiamo assolutamente pareggiare i conti e spero che lo si faccia presto. Adesso è Monaco che gioca il pallone su Lauriola. Ha perso il pallone Lauriola, ancora un passaggio in avanti a cercare De Cristoforo. Per fortuna ci pensa Sementino a mettere una pezza. Adesso vi è sempre Ola. Scambio al centro tra Ciccerelli, non ha capito il passaggio di ritorno Grumo, adesso va a pressare un attimo il portiere.
Ancora adesso è il socio Modugno che sta pressando Cicerelli e Simone ripiega indietro per Pipoli con un pallone in avanti a centrocampo. Non giochiamo più con il pallone a terra, adesso è Mastropasqua che ha subito fallo dal numero 10 Belcore. Battuto il calcio di punizione, adesso è Grumo che si gira, cerca Pasquale Trotta. Pasquale Trotta cross all'interno dell'area di rigore verso Lauriola. Lauriola che non riesce a controllare questo pallone, per fortuna finisce sui piedi di Sementino. Riparte il Manfredonia Calcio sempre con Mastropasqua. Ci vengono chiusi tutti gli spazi, deve ripiegare indietro per Ola. È ben messo in campo il Socer Modugno. Adesso è Sementino che appoggia su Lauriola. Vedremo se riuscirà ad entrare all'interno dell'area. Doppio passo di Lauriola, cross al centro dell'area di rigore, pallone spedito in rimessa laterale. Indietro per Cicerelli, battuta la rimessa laterale, ancora per Monaco, cross al centro ma è un pallone che sfila oltre la linea. Pallone in gioco di testa Ola. Mastropasqua subisce il pressing del numero 18 Corallo e recupera il pallone il Modugno, allarga sempre sul solito Drago sulla parte destra del terreno di gioco, attacca la profondità Drago, ve al centro, si inserisce il numero 10 Belcore. Ancora un tiro di Belcore di poco fuori. È un Socer Modugno rinfrancato dal secondo gol segnato dal numero 3 Piccolino. È un Manfredonia piuttosto attendista. Dobbiamo velocizzare un po' la manovra di gioco, avvicinarci quanto prima all'area di rigore avversaria. Adesso è Mastropasqua indietro, Trotta che ha cercato l'inserimento di Grumo ma è respinto il pallone, ancora indietro di testa Sementino, ha imbeccato De Cristoforo, che serie di finte di De Cristoforo a inserire. Ancora Foggetti che ha sparato sui piedi, ancora un'azione pericolosa da parte del Modugno, ha sparato sui piedi di Pipoli. Adesso è Drago che possiede il pallone. Ancora Drago conserva il pallone, buono il gioco di piedi di Drago ma sfila il pallone tra le braccia di Pipoli. Siamo troppo lenti nella impostazione della manovra e il Socer Modugno ovviamente si inserisce facilmente. Ecco adesso scambio del pallone su Lauriola, Lauriola tenta direttamente la sortita a rete, un tiro che chiaramente non produce alcun effetto. Adesso è Mastropasqua che passa il pallone a Grumo che subisce il pressing del numero 6 Guercio, recupera palla il Socer Modugno, adesso è De Cristoforo che la protegge, ancora Guercio in avanti dall'altra parte per il numero 18 Corallo. Corallo cerca di restituire il pallone al numero 9 De Cristoforo. Riprendiamo a giocare. Sementino verso la voragine che ha subito il pressing avversario del numero 4 Foggetti. Ancora il Manfredonia che recupera il pallone con Mastropasqua, avanza Mastropasqua, passaggio per Lauriola, Lauriola che appoggia su Simone,
adesso Pasquale Trotta al centro dell'area, ha tirato il tiro ma è ribattuto sul numero 2 Palermo. Recupera il pallone Drago, siamo scoperti, adesso Drago scambia sul numero 10 Belcore, commette fallo Cicerelli su Belcore. Allora Franco Roberto, siamo molto prevedibili, dopo il secondo gol non riusciamo più ad imbastire azioni di gioco veloci, verticalizzazioni, di questo passo sarà difficile recuperare. No, loro giocano molto sull'aggressività, aggrediscono sempre. Manfredonia sta un po' così, è andato sul secondo gol un po' nel pallone, non si riesce più a giocare. L'unica cosa è mettere qualcuno che sfonda centralmente, perché stiamo vedendo che i palloni centralmente stanno prendendo tutti. Ecco, ci vorrebbe l'inserimento di Matteo Santoro a questo punto. Sì, un attaccante che sfonda centralmente, perché Trotta all'esterno può fare quello che può. Ecco, è entrato Matteo Santoro in campo da qualche secondo e speriamo che possa toglierci le castagne dal fuoco e pareggiare quanto prima i conti con il Socer Modugno, quantomeno raggiungere il pareggio e poi sperare casomai nella vittoria finale. Non sarà affatto semplice contro questo Socer Modugno arrembante, aggressivo, che ci chiude bene tutti gli spazi e poi parte di contropiede con il solito De Cristofaro, Drago e il numero 18 Corallo, che ci hanno impensieriti tantissimo durante questa seconda frazione di gioco. Adesso è Santoro a fare pressing sul portiere. È entrato bene Santoro in campo a pressare. Ancora Drago tenta la conclusione a rete, parata semplice da parte di Pipoli, si riprende a giocare, buono l'inserimento di Santoro. Ancora il Grumo che si gira, vi sono tre avversari su di lui, adesso è la Bolagine che scambia su Pasquale Trotta, stop di pesto di Pasquale Trotta, serie di finte, vediamo cosa riuscirà a fare Pasquale Trotta. Ancora si accetta Pasquale Trotta, ha cercato di superare quattro avversari, non è riuscito a scaricare il pallone verso i compagni d'attacco, adesso è il Socer Modugno che non riesce ad evitare la rimessa laterale che sarà battuta dalla Manfredonia Calcio 1932. Siamo al 33° minuto del secondo tempo, ancora 2-1 vantaggio del Socer Modugno sul Manfredonia Calcio 1932. Ove mai il risultato dovesse terminare sul 2-1, speriamo di no, si potrebbe dire virtualmente chiusa questa stagione, perché quasi certamente lo Slay giocherà per vincere la partita e quindi poi le lunghezze arriverebbero a 4 di differenza tra lo Slay e la Manfredonia Calcio 1932. Calcio d'angolo per rimessa dal fondo per il Socer Modugno, calcio di punizione assegnato dal direttore di gara in favore del Socer Modugno. Ancora una sostituzione per il Socer Modugno, esce il numero 14 Patruno ed entra. Entra un numero 19, il difensore Antonacci. Difende il risultato ovviamente il Socer Modugno, difesa a 5. Diventa adesso veramente difficile per il Manfredonia Calcio poter segnare un gol al Socer Modugno.
adesso è la Voragine che cerca in avanti Simone, pallone che carambola sui piedi di Simone, recupera il pallone il Socer Modugno col numero 10 Belcore, avanza Belcore, recupera il pallone il Mafedonia con Simone, adesso è la Voragine che lancia lungo in avanti verso Trotta, lasciano sfilare i difensori del Socer Modugno, il pallone che termina oltre la linea di fondo, calcio di rinvio per il Socer Modugno. Siamo al 36esimo minuto del secondo tempo, ancora fermo sul 2-1 il risultato, il vantaggio ovviamente il Socer Modugno. Sempre Drago di petto, conserva il possesso del pallone, subisce, lascia giocare il direttore di gara, si aspettava un calcio di punizione da parte del direttore di gara. Adesso il Mafedonia che gioca con la Voragine, Cicerelli verso l'Auriola. L'Auriola cade a terra, trattiene il pallone e l'arbitro ovviamente assegna un calcio di punizione al Socer Modugno, pardon. Adesso pallone che De Cristofaro non riesce a controllare, finisce nel rimessa laterale, vi è Ola che va a recuperare il pallone, tante perdite di tempo perché ovviamente non vi sono raccattapalle e quindi il terreno di gioco è circondato dalla pista di atletica e quindi tanto tempo viene perso per recuperare il pallone. Adesso è il Mafedonia che imposta dall'altra parte con Monaco, si accentra Monaco, scambia su Cicerelli, ancora scambio tra i due, in avanti verso l'Auriola, cerca di superare l'avversario l'Auriola con la punta del piede, pallone in rimessa laterale, battuta in rimessa laterale da parte di l'Auriola verso Santoro, ancora Grumo verso Matteo Santoro per Pasquale Trotta, ma è lungo il passaggio che non riesce ad intercettare Pasquale Trotta, il pallone termina in rimessa laterale in favore del Socer Modugno. Ancora una sostituzione per il Socer Modugno, esce il numero 9 De Cristofaro, ed entra il numero 16 Lombardi. Ola di testa verso la Voragine, stop di petto ma subisce il pressing di Drago che riesce a superare, si invola verso la porta avversaria, pallone di Drago al centro dell'area di rigore, si era inserito da dietro il numero 18, per fortuna siamo riusciti a recuperare il pallone, adesso è Pasquale Trotta che ha subito fallo dal numero 2 Palermo. E arriva il provvedimento disciplinare della munizione, giustamente il direttore di gara, buona la prestazione del direttore di gara, sanziona col provvedimento disciplinare il numero 2 Palermo, battuto il calcio di punizione, bisogna velocizzare un attimo la manovra di gioco, verticalizzare di più rispetto a quanto fatto sinora. Non è affatto semplice, il Socer si è chiuso, adesso vi è un cross dove esce in presa rapida e con esperienza Scianni Manico. Respinta del portiere di testa Ola,
ancora Belcore per il numero 2 Palermo, scambio con Drago, in avanti ancora Drago, carambola, Belcore aveva cercato l'inserimento di Drago, non si sono capiti due, il pallone è sfilato oltre la linea di fondo, calcio di rinvio per il Manfredonia, già battuto in questo momento su Sementino, la voragine, Trotta, carambola il pallone sul corpo di Trotta e guadagna la rimessa laterale il Socer Modugno. Ola, un pallone in avanti a cercare Santoro, ancora Santoro, commette fallo Santoro e subisce la munizione da parte del direttore di gara. Calcio di punizione in favore del Manfredonia Calcio per fallo subito da Sementino da parte del numero 16 Lombardi. Si continua a giocare, vi è Monaco che controlla il pallone indietro per la voragine. La voragine in avanti per Lauriola, stop di Lauriola, perde il pallone Lauriola, ancora recupera il pallone il numero 16 Lombardi, poi subisce il ritorno di Sementino, ancora Lombardi, scambia per Foggetti, tiro, lascia sfilare il pallone Pipoli, ancora Sementino in avanti per la voragine, avanza la voragine, guadagna metri ed imbecca Cicerelli, Cicerelli cerca Lauriola, perde il pallone ancora una volta Lauriola, certamente non buona la prestazione di Lauriola sino a questo momento, ancora la voragine al centro per Grumo, Grumo tira in porta, respinta in angolo da parte del estremo difensore del Modugno, Sciani Manico. Speriamo che anche questa volta Ola possa segnare il secondo gol e sperare poi nei minuti finali di questa gara di segnare anche il terzo gol. Pallone al centro, Ola con la punta del piede, ancora Grumo che subisce il pressing del numero 16, Grumo al centro, un pallone appoggiato dalla voragine al centro dell'area di rigore ma spazza via la retroguardia del Socer Modugno, adesso il numero 16 Lombardi, imbeccato il numero 10 Belcore, difende il pallone sulla tre quarti, si porta dietro Simone, si gira, ancora Belcore, ancora Belcore protegge il pallone per recuperiamo il pallone con il solito Cicerelli, scambio con la voragine, ma ha subito fallo la voragine con conseguenziale provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara. Il fallo è stato dal numero 5 Spina, ammonito. Adesso è Ola che avanza oltre la linea di centrocampo, ha cercato lo scambio con Pasquale Trotta, è sempre il numero 2 Monaco che ha recuperato un pallone, lo dà ad Alessandro Lauriola ma
non riesce a controllare il pallone. Quarantesimo minuto del secondo tempo, siamo già in fase di recupero, il Manfredonia è sotto di 2-1. Ancora il Manfredonia che torna in possesso del pallone dalle retrovie, sempre con Ola. Ola di testa verso Grumo, ancora appoggio indietro, dobbiamo andare in avanti, tratteniamo il pallone indietro. Non è affatto semplice, però dobbiamo tentare anche crossare, verticalizzare. In questo momento arriva il cross al centro dell'area di rigore. Calcio di rigore per il Manfredonia Calcio. Calcio di rigore per il Manfredonia Calcio per fallo di mano. Avevo detto che bisognava verticalizzare, bisognava crossare. E questo è il gioco che bisognava fare, velocizzare l'azione di gioco. E solo in questo caso si possono creare delle situazioni. Eravamo troppo lenti e prevedibili. Salviamo almeno la faccia, speriamo che sia realizzato il calcio di rigore. Tutto è possibile, poi ci sarà ancora una manciata di minuti da giocare nel corso di questa seconda frazione di gioco e speriamo che i minuti siano propedeutici per il Manfredonia per farci giungere alla terza rete. Intanto segniamo questo gol e pareggiamo i conti con il Socer Modugno. Pasquale Trotta prende la rincorsa, siamo al 48esimo minuto del secondo tempo, tiro e rete di Pasquale Trotta. Mancano davvero pochi minuti al termine di questa gara, dobbiamo crederci, buttarci tutti quanti a capofitto nell'area di rigore avversaria. Ci vorrebbe il gol di Grumo, speriamo che possa arrivare anche con un pallone lungo in avanti con l'inserimento. Adesso intanto è Drago che protegge il pallone fino al... ed in questo momento arriva il fischio finale del... 4 minuti di recupero, termina con un pareggio 2-2 tra Socer Modugno e Manfredonia Calcio, con le reti segnate al secondo minuto del secondo tempo da Ola, al 50esimo al quinto minuto del secondo tempo da Drago, al 23esimo da Piccolino e al 48esimo del secondo tempo sul calcio di rigore da Trotta. E dal campo Palmiotta di Modugno è tutto, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti in questa diretta streaming su Manfredonia TV, un saluto ad Andrea Conagliani e a me Antonio Castiotta che ha fatto la telecronaca di questa partita, alla prossima telecronaca.